Eccoci qua! Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buon martedì, che a me sembra un lunedì, però vabbè, eh, poi domani mi sembra già giovedì, per cui... Il tempo è fluido, il tempo è un macello, soprattutto se hai uh, mashed potatoes nel cervello come me. Allora, mentre aspetto che arriviate mano a mano, uno dopo l'altro, finisco di pubblicare il box office del weekend. Mmm... Mm. Ho messo tutto, vabbè. Era un aggiornamento. Comunque, perché eh, ho voluto scrivere l'aggiornamento del weekend dei presidenti negli Stati Uniti, eh, visto che c'è stato mh, appunto questa, fe, questa festività. Vediamo un po'. E ok, benissimo, ci siamo. Allora, come va? Vediamo un po' se qualcuno arriva dei nostri storici commentatori. Stavo leggendo un po' le notizie, anche perché in tutto questo... Ah, eh sì, ho visto che c'è in corso il discorso di Putin, sono anche abbastanza... Ma era oggi, non doveva farlo in occasione del... Il gran discorso non doveva farlo in occasione de dell'anno della sua disastrosa, la sua disastrosa decisione. Uh, mm, 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 mm. Scusate, eh, perché qua poi. Ah, ma è oggi l'anniversario eh? non so perché ero convinto fosse 24 bene ripenso con grande simpatia a quando un anno fa ci ha preso a tutti un coccolone di quelli tremendi io ho passato un praticamente mezza giornata sul divano a fissare il vuoto eppure è pure caduto lui a fissare il vuoto con un'ansia veramente terribile quindi ringraziamo Vladimiro per averci um, per averci Insomma, ma non vorrei neanche sbilanciarmi dicendo aver infastidito noi, visto che i veri problemi poi li sta subendo chi le bombe se le becca sulla testa. Non che dall'altra parte non ci sia una propensione a lanciare bombe in testa alla gente, eh, ci mancherebbe altro, però ecco, <coughs> diciamo che in questo caso non c'è. Non è che ci sia mh, molto da, da ridere in quest'ultimo anno, ne sono capitate veramente di tutti i colori, e il problema è che a me sembra ieri, quindi <ride> non so perché più passano gli anni, più sembrano brevi, per cui vabbè, è già passato un anno, un anno che, giusto per parlare di, di argomenti più affini a quelli trattati da Bad Taste, che pure ha, cioè abbiamo seguito abbastanza parecchio, insomma, quello che è successo in Ucraina perché c'era di mezzo Sean Penn a un certo punto, se vi ricordate, cioè, ci sono state le, eh, le sue incursioni, poi le sue dichiarazioni, eccetera, eccetera, poi c'è stato, insomma, questo approfondimento nelle settimane successive su... Ma Zelensky, scusate, ma non era un comico, non era un attore e poi appunto ehm, stato anche, hanno anche trasmesso su La 7, se non mi ricordo male, eh, la sua serie. E poi si è parlato a lungo dei svolti industriali di quello che stava succedendo, perché, perché ovviamente l'isolamento internazionale globale ehm, a cui si è, insomma, che si è autoimposta la Russia, se vogliamo dirla tutta, eh, con, questa, con questa guerra, ha fatto sì che sostanzialmente la federazione russa scomparisse completamente dalle classifiche del box office globale perché perché l'embargo ha comportato anche un embargo totale sui film ehm, sulla distribuzione dei film in realtà qualche settimana fa nel nostro meraviglioso podcast insider di gabriele Niola, abbiamo fatto un po' il punto su questo embargo eh, che che appunto ha investito la Russia anche sul fronte cinematografico e distributivo perché perché in realtà ehm, va evidenziato come in qualche modo alcuni film riescano a essere venduti in Russia <coughs> e a essere distribuiti. Eh, sebbene in realtà il problema, come, come la pandemia ha insegnato un po' a tutti noi, il problema è che se tu non hai una continuità nel calendario distributivo con un buon numero di uscite, possibilmente anche film che interessano il pubblico, il pubblico al cinema non ci va più. E quindi cosa succede? I cinema chiudono, infatti c'è stato un collasso totale del sistema eh, degli esercenti russi, eh, tra l'altro che negli ultimi 25-30 anni era fiorito, insomma, l'industria in cinematografica russa era fiorita post, eh, come si dice, post eh, caduta della cortina di ferro, perché, perché appunto, per tutto, tutto il periodo della guerra fredda c'erano dei cinema, dei, di, la distribuzione dei film americani era, veniva quasi un po' sotto banco, dopodiché è esploso l'esatto opposto. Tra l'altro ieri sera stavo vedendo qualcosa che ho visto. Ah sì, ieri sera, ieri sera in aereo. Che ridere, cioè che ridere, è un po' inquietante. Ieri sera in aereo stavo vedendo cuori senza età che è una sitcom che non so quanti di voi conoscono, eh, ambientata in una sorta di ehm, come dire, nucleo familiare esteso composto da quattro signore anziane in Florida negli anni Ottanta. È una serie che io amo alla follia e che ringrazierò sempre Disney Plus per aver messo in streaming ormai un anno fa più o meno e che io metto a ripetizione la sera quando vado a dormire una volta facevo questa stessa cosa con Will e Grace il, che adesso è di meno semplice accesso e, e poi sostituito Will e Grace ho iniziato a vedere Friends in continuazione ma in realtà nei, negli ultimi vent'anni la sera quando vado a dormire alterno Friends, Will e Grace, Friends, Will e Grace adesso che c'è il cuore senza età, c'è stato il periodo la signora in giallo, anche se il problema della signora in giallo è che poi mi intriga troppo e quindi non mi addormento <ride> anche se l'ho visto 10.000 volte questi episodi comunque Cuore Senza Età ambientato cioè ambientato girato e trasmesso negli anni 80 e 90 e, e quindi ha anche tutta una serie di um, come si dice di elementi caratteristici di quegli anni no? Viene, si cita in continuazione Reagan Ronald Reagan e nella puntata che ieri sera ho visto in aereo mentre rientravo a Milano um, <ride> Praticamente c'era un, allora, credo Blanche decideva di mandare una lettera a ehm, Gorbachev e a Reagan per chiedere loro di smetterla con questa storia della guerra fredda perché insomma avevano rotto le palle e <ride> così. Mandava questa lettera e ovviamente tutte le altre, Dorothy e compagnia bella, le dicevano no, tu sei scema, comunque sei fuori, ma perché lei è sempre un po' fuori di testa. Comunque mandava questa lettera e a un certo punto arrivava l'ambasciatore russo a casa da loro e diceva ovviamente con voce così perché se sei russo devi parlare in questo modo nelle serie tv americane e non solo e, e praticamente questo qua entra e, e dice sono l'ambasciatore russo ah no non era stata Blanche vabbè comunque una di loro eh, perché poi è, è Blanche che stava bevendo la Coca-Cola e quando lui dice sono l'ambasciatore russo, lei fa e glielo sputa in faccia completamente la Coca-Cola in faccia al, all'ambasciatore russo. E lui non si scompone e le dice: oh, Mi scusi. E lui dice: No, no, si, non si preoccupi. Che cos'era Coca-Cola? E lei: si sì, sì, era Coca-Cola. E lui: Ah, non si preoccupi. Io faccio coda di nove ore eh, a Mosca per avere anche soltanto un goccio di questa roba che mi ha buttato in faccia. <ride> e ho pensato. Aiuto, cioè, tipo tre o quattro anni fa, probabilmente guardando questa puntata, avremmo detto: Ah, i vecchi tempi della cortina di ferro, quando in Russia c'era l'embargo e gli, i prodotti americani non erano assolutamente reperibili. E quindi, ah, 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 anche solo per avere un, un dito di Coca-Cola, ti facevi nove ore in coda, per dire, no? e vabbè ha visto adesso è praticamente attualità eh, perché c'è questo embargo clamoroso che impedisce eh, l'arrivo di tutta una serie di prodotti anche se sappiamo um, quello che poteva mh, si, si sperava fosse un piano di attacco senza bombe no? sulla Russia eh, attraverso questo embargo internazionale non ha impedito alla guerra di durare un anno e forse più e, um, ed è stato in realtà ha girato su alcune cose eh, fondamentali soprattutto per quanto riguarda i ricchi ovviamente perché poi le persone comuni la Coca Cola non possono comprarla in Russia così come non possono andare a vedere Avatar la re dell'acqua più o meno perché in realtà al, nei, cinema, eh, nei cinema russi poi c'è stata questa questa questo modo di aggirare l'embargo trasmettendo cioè appunto proiettando e trasmettendo film piratati <ride> come se la pirateria fosse legale in Russia. In realtà, vabbè, l'ho detto in un modo un po' quasi fosse un po' se usassi del sarcasmo, ma <ride> comunque il punto è che in realtà eh, questa cosa è stata poi diciamo, eh, si è cercato di, di di rallentare questa, questo trend del trasmettere film piratati perché poi, comunque, la Russia non, vabbè, è già un paria completamente. Ma sul fronte di pirateria e quant'altro, non vuole essere additata e trasformata nel, nel paese che eh, favorisce questa, questa pratica. Anche perché poi si, dan si danneggiano anche gli eventuali film e le autoproduzioni russe. No? Per cui c'è un po' questa, questo tentativo, da un lato, di disincentivare. Ehm, la proiezione dei film piratati dall'altro non si vuole neanche impedire completamente ai cinema di fare quello che, che possono per, per rimanere in vita, quindi è una situazione veramente anche allucinante. Rimane il fatto che la Russia era il terzo o il quarto, no, comunque rientrava nella top ten dei maggiori um, mercati, dei più grandi mercati cinematografici al mondo e stava anche pesantemente accelerando negli ultimi anni. Ci sono film come Transformers e, e non solo che hanno avuto incassi straordinari in Russia e tutto questo è arrivato alla fine. Io recentemente mi sono messo a cercare, sono andato su siti di catene cinematografiche russe, le poche che sono rimaste in vita, e pensate che ai primi tempi di Bad Taste, nel 2010, giù di lì, c'era... Kinopoisk si chiamava, credo, c'era un sito di, di informazione cinematografica russo, in russo, dove io però andavo perché spesso ehm, pubblicavano foto ad altissima risoluzione di film blockbuster che dovevano uscire. Non lo so perché, ma erano i più aggiornati in assoluto. Questo per dire il livello a cui erano arrivati comunque in Russia, di, il, il livello di... Cioè, i, il modo in cui si mantenevano assolutamente in linea con tutto quello che succedeva in giro per il mondo a livello cinematografico, voglio dire, non c'era Oriente-Occidente, non c'era questa contrapposizione assurda e allucinante, no? Ehm, e niente, un anno dopo siamo in questa situazione, vedremo come si evolverà. Eh, spiace perché poi chiaramente nei festival la situazione diventa anche più delicata perché ehm, ci sono festival come quello di Venezia, anche Cannes se non sbaglio, che hanno deciso di avere un approccio eh, diciamo mh, flessibile, cioè punire il, punire il, mh, il governo, non punire l'artista, a meno che non sia plateale il sostegno dell'artista nei confronti. Della politica di Putin e quant'altro per cui vabbè, comunque, quindi, questo è quanto, vedo che oggi non c'è questo grande movimento dei commenti il lunedì è, cioè, è molto più vivace. La, la, la conversazione, detto questo, io sono qui per almeno un'oretta e soprattutto, essendo io stato uh, per quattro giorni. Dai miei parenti a Cagliari <coughs> non sono stato assolutamente um, aggiornato su quello che succede. Anzi, vedete, ieri mi sono anche un pochettino, non dico scottato, però almeno un minimo abbronzato perché c'era molto sole. qua a Milano invece oggi il tempo fa discretamente schifo. E per schifo intendo dire che non si capisce niente. Torna l'impulso gelido. Sto leggendo. Scusate, tolgo le notifiche di Slack grazie Blast addirittura affascinato beh è una situazione abbastanza ghiacciante eh. allora ah beh vedo che domani e dopodomani piove finalmente qua a Milano c'è una discreta siccità sarebbe il caso che piovesse un pochettino spero solo che non piova sabato e domenica perché io devo andare in montagna zappare e non sto scherzando, zappare veramente. Vediamo un po'. Oh, sabato, credo che andrò sabato. Vede, anticipo che sabato non ci sarò <ride> perché devo andare a zappare. Allora, opinioni sui BAFTA? Ecco perché poi io dico tanto, no? Dico che non sono rimasto aggiornato e che questi giorni li ho passati in Sardegna col cavolo, comunque, perché sono stato comunque attaccato al PC per fare alcune cose imprescindibili, delle quali poi c'è cioè, che faccio ben volentieri perché amo il mio lavoro e perché mi sembra ehm, importante rimanere aggiornati anche su queste cose, anche quando si è in trasferta. E allora parliamo di Bafta, perché non lo so, vede ieri, hai parlato di Bafta? Credo di sì. Eh. Hai parlato di Bafta ieri? Su, 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 aspetto. Ecco, sì, ovviamente. <ride> ok, Bafta e DGA. DGA e eh, giustamente perché um, erano un po' la notizia della era un po' la notizia del de, del del weekend. Un attimo eh. ecco e, e quindi sì, allora io mh, vabbè. Poi vedi, avrà detto la sua. Uh, io quello che penso l'ho anche un po' scritto nella Ciao Food for Thoughts. Oh santo cielo. Ah, ok. <ride> bene, bene, ok. Allora, oggi invece il mio slant l'ho già fatto. Il mio political rant l'ho fatto già sulla questione russa. <ride> Della guerra in Ucraina, quindi direi che adesso mi concentrerò sui BAFTA e compagnia bella, e poi soprattutto su fare il punto su cosa è uscito ieri. Perché io ieri non ho visto praticamente il sito, essendo stato sempre in giro. e Poi essendo rientrato ieri sera. Allora poi in realtà ieri era il giorno dei presidenti negli Stati Uniti. Significa che, per tutto ieri e per buona parte di oggi, non ci fosse, non c'è, non ci, cioè, non erano previste particolari notizie o colpi di scena, no? Per cui abbiamo pubblicato qualche approfondimento, cose di questo tipo. Allora, BAFTA 2023, tutti i vincitori. Dico. Eh, sì, eh, infatti, adesso, adesso poi ci vado su quello. Dico un po' la mia ehm, sui BAFTA. Eh, negli ultimi dieci anni, BAFTA. C'è cioè, stato un decennio, il 2000, quello tra il 2005 e il 2015, più o meno, in cui BAFTA e Oscar andavano a braccetto, sostanzialmente. Chi vinceva il BAFTA vinceva anche l'Oscar più o meno. Eh, poi è stato cambiato il metodo di votazione dei BAFTA, sono stati introdotti una serie di cambiamenti anche per, mh, diciamo, per focalizzarsi un po' di più, possibilmente sulle produzioni inglesi e quant'altro. E infatti negli ultimi anni i BAFTA sono andati sempre da un'altra parte. Ora, ricordiamoci che al BAFTA appartengono, eh, cioè alla British Academy, appartengono diverse figure che poi sono anche parte dell'Academy. Perché? Perché il cinema inglese e il cinema americano sono molto legati, perché molti film americani vengono girati in Inghilterra, perché molti attori inglesi poi lavorano a Hollywood e così via. Quindi moltissimi membri dell'Academy sono inglesi e quindi si ritrovano magari a votare e basta. Questo significa che, ehm, appunto, può essere che ci siano dei parallelismi e comunque i BAFTA che arrivano un po' prima degli Oscar e un po' prima delle votazioni agli Oscar e così, e così via, ehm, vengono visti con grande riguardo, no? Tutto questo per dire che eh, quando diciamo che aglio, agli Oscar ci sono... Ehm, cioè che per prevedere o per capire cosa succederà agli Oscar il 12 marzo, noi guardiamo quello che succede... Ai premi della, dei sindacati americani, cioè le guild, tipo i DGA, che sono stati consegnati appunto um, nel weekend, cioè i premi della Director's Guild, la, il sindacato dei registi, eh, lo diciamo perché quelli sono veramente dei forti indicatori, essendo composti quasi esclusivamente da membri dell'Academy, o meglio, non quasi esclusivamente, però. Tutti i membri dell'Academy che appartengono alla divisione della DGA sono, cioè de, del, dei registi, sono, appartengono a, anche alla DGA. Per dire, no? Questo per dire che sono dei fortissimi indicatori. Eh, I BAFTA servono più per dare una maggiore visibilità. E allora, nel momento in cui niente di nuovo sul fronte occidentale, che comunque ha ottenuto un numero record di nomination per un film non inglese perché è tedesco, eh. Vince poi tutti questi BAFTA, tra cui Miglior Film. È chiaro che uno dice: Cavolo, ma non è che questo poi sbancherà gli Oscar, avendo già avuto nove, no nove nomination? Risposta mia: no, non facciamoci distrarre da questa cosa che siccome i BAFTA sono un premio importante, eh, un premio internazionale importante assegnato da molte persone che poi partengono all'Academy, allora vincerà l'Oscar. Perché in realtà poi alle guild niente di nuovo sul fronte occidentale non ha ricevuto tante nomination e non solo perché non è non si è potuto qualificare eh, per quanto riguarda i, i, i WGA, no? Perché la Writers Guild è, è l'unico sindacato i cui premi hanno delle regole molto restrittive e quindi spesso vanno in un'altra direzione completa rispetto alle relative categorie degli Oscar io mi riferisco più che altro appunto ai DJ, ai Producers Guild agli Screen Actors Guild che sono eh, premi fondamentali per quanto riguarda appunto l'essere indicatori degli Oscar e nei quali niente di nuovo sotto occidentale non si è qualificato eh, quindi io l'ho scritto anche qua sotto giusto per Ecco, va detto che in termini di premio al miglior film, negli ultimi otto anni solo un titolo ha portato a casa sia il BAFTA che l'Oscar, cioè Nomadland, ed era un anno un po' particolare con una finestra ridotta a causa del lockdown, c'erano pochi film sostanzialmente. Um, e qui sotto, sotto dicono, niente di nuovo sul fronte occidentale, ha ottenuto otto nomination agli Oscar, non nove. Ma poco nulla dalle guild che spesso riflettono molto bene l'umore dell'Academy quando si tratta poi di votare vincitori. Ecco quindi che queste vittorie BAFTA non significano per forza uno slancio nella corsa all'Oscar. Ora è probabile che, eh, comunque, niente di nuovo sul fronte occidentale. Essendo anche il film su cui Netflix alla fine si ritrova a puntare, perché tutti gli altri film che Netflix ha tentato di lanciare durante la stagione dei festival, vedi Blonde, vedi Bardo e così via, vedi White Noise, non hanno assolutamente um, ricevuto alcun um, trampolino, non, non, non sono, insomma. Eh, L'unico film veramente su cui adesso punteranno tutti i soldi e stanno puntando pu tutti i loro soldi anche a livello di promozione, è questo, no? Con le sue otto nomination. Ma questo è un anno molto mosso agli Oscar per Netflix, salvo forse nei cortometraggi e film d'animazione Pinocchio. Eh, non credo che Anna De Armas abbia qualche chance per vincere l'Oscar per Blonde, e niente di nuovo. su fronte occidentale, probabilmente vincerà alcuni Oscar tecnici, ma poi. Non sono così sicuro che possa vincere altro. Everything Everywhere, come giustamente dice Alex Hugot, eh, penso che vincerà. Stra vincerà. Secondo me potrebbe fare addirittura la doppietta film e regia quest'anno, come dimostra il premio alla Diretto Guild che è molto indicativo molto spesso chi vince il premio alla Diretto Guild poi si porta a casa il premio alla regia però vediamo vediamo come va manca ancora un mese ragazzi. no un mese mancano tre settimane e questa settimana vi proporremo i nostri pronostici anzi può essere che arriviamo anche online con i ballot se, se, se Dio vuole no Bardo non vincerà niente Food for Thoughts non vincerà cioè, è stato nominato se non sbaglio solo per la fotografia All'Oscar, e non, um, non credo che vincerà, non credo possa. Per quanto riguarda Lolo Maxi, che mi chiede: eh, no, scusate, mi aveva chiesto. Non Lolo Maxi, ecco, credi che Butler possa vincere l'Oscar? Allora, attenzione perché Butler era l'unico attore non eh, inglese, non britannico candidato al BAFTA ed è lui che ha vinto il premio. Io credo che Elvis abbia. Um, abbia comunque avuto una. Cioè, le nomination all'Oscar di, di Elvis mi sembrano. Non mi sembrano di facciata. Non mi sembrano delle nomination date tanto perché il film è, um, è un musical. E qui c'è cioè un musical, è un film musicale, e quindi vabbè, diamogli il solito nomination alle scenografie e quant'altro. Credo che in realtà l'Academy abbia veramente apprezzato questo film. E io mi inserisco uh, dicendo che anche io ho molto apprezzato Elvis, e anzi, quasi quasi, prossimamente me lo rivedrò. Um, Butler, secondo me, ha fatto ha fatto un gran lavoro um, al di là del fatto che adesso sta conducendo la sua prima spero di molte campagna Oscar in maniera un po' bizzarra ok con questa storia dell'accento di Elvis che non mi lascia l'accento di Elvis non mi lascia allora continua a parlare in questo modo un po' ridicolo um, non è propriamente cioè è, un, è un è un modo di fare la campagna Oscar un po' troppo da TikToker per quanto mi riguarda e poco serio Uh, detto questo, però um, il film e la sua interpretazione sono stati molto amati dall'Academy, e questo premio al BAFTA è interessante perché, dall'altro lato uh, abbiamo The Whale con una, con una storia un po' trita, ok, del grande ritorno di. Um, di un attore che sembrava finito e che adesso è tornato facendo un'interpretazione carichissima di tragedia e con questo make-up prostetico molto forte sa un po' di questo tipo di, di Oscar ok? Io non sono per l'Oscar a um, Brendan Fraser sebbene sia straordinario in questo film e sebbene il film mi sia anche abbastanza piaciuto tranne un finale veramente Terribile secondo me, eh, però The Whale è, è, un, è, un, è un film, insomma, è un film molto interessante. Mettiamolo così, eh, io ho apprezzato tutto il cast di quel film. Se devo essere sincero, non per forza Brendan Fraser è il migliore, e mettiamolo così. Per cui l'altro invece è Colin Farrell per gli spiriti dell'isola, eh, qui credo che sarà tutto determinato dalla Screen Actors Guild. La Screen Actors Guild deciderà di dare un premio a un attore che lo meriterebbe di brutto come Colin Farrell per un'interpretazione molto sincera, tra l'altro, e anche, anche molto divertente e anche molto drammatica, quindi con un range molto ampio eh, e, e diciamo che anche inizia a essere il momento di dare un bel premio a Colin Farrell oppure lo darà a una giovane leva che si è fatta una gavetta non indifferente perché Austin Butler, ragazzi, secondo me è, è, cioè, è sempre stato molto sottovalutato come attore. Ma io ricordo di averlo visto in un sacco di serie, anche sciocche, eh, The Carry Diaries in particolare, ma poi Shannara Chronicles e così via, e di aver sempre detto: Ok, questo qua ce la faccio un po' da bamboccetto, però ha quel qualcosa che secondo me lo farà. Lo farà esplodere, arriverà il momento in cui Austin Butler esploderà e io spero di avergli dato il bacio di Giuda e che dopo questo film non sparisca, mm, però in realtà prima di, prima di questo film, ecco, prima di Elvis, ha fatto, insomma, si è fatto anche un po' di gavetta sul grande schermo e quindi la screen, screen Actors Guild deciderà di premiare questo tipo di interpretazione, questa breakout, diciamo, come protagonista in un ruolo che è quello del Gesù Cristo americano per gli americani Elvis è Gesù è un idolo con la I maiuscola è la figura di riferimento nella cultura americana è un, eh, un appunto un idolo, un martire un'icona, tutto quanto l'autodistruzione una famiglia tra l'altro che è stata segnata recentemente da un'altra tragedia dalla perdita appunto di, di un altro membro amatissimo del, della famiglia quindi, insomma, sta risuonando parecchio la, la questione di Elvis e dietro c'è un colosso come la Warner Bros. Non che dietro gli spiriti dell'isola non ci sia un, colo un colosso come la, la Disney, eh, eh, tramite Searchlight. Però, insomma, la Warner sa infilare agli Oscar alcune pedine fondamentali, eh. Quindi io non so sto parlando tantissimo perché la questione Oscar mi intriga un sacco, però io credo che, ehm, che Austin Butler... Insieme a Colin Farrell, adesso in questo momento cristallizzato, questa settimana, abbia, una, abbia avuto una bella, un bel boost. E non per dire che il BAFTA si possa tradurre per forza in un Oscar, perché poco fa ho detto l'esatto opposto, che non sempre, anzi quasi mai, capita, ma dico che in questo caso, con un Austin Butler che è anche candidato alla Scenatos Guild, con un Austin Butler che è. Eh, Golden Globe alle spalle, ehm, secondo me potrebbe essere una, ehm, una chance importante per visibilità. Fatemi controllare se non ho detto una cazzata colossale e vorrei verificare di non aver detto una balla clamorosa, ma mi risulta che... Comunque, 8 Oscar è candidato, ricordiamoci, um, il nostro amico. Il nostro amico Elvis, uh, Golden Globe. Sì, ha vinto, ha vinto il Golden Globe che, come al solito, sapete. No, io ho in odio Golden Globe, tuttavia, è sempre un'occasione promozionale di visibilità. No, quindi attenzione perché Austin Butler, che si becca Golden Globe, batta. Eh, adesso vediamo perché se si becca anche lo Skinatos Guild, Cazzarola. Potrebbe essere molto interessante. Anche perché dall'altro lato abbiamo Everything Everywhere All at Once che infilerà sicuramente, a mio avviso, entrambi i, ehm, gli Oscar come miglior attore e attrice non protagonista. Um, e stiamo lì. Cioè, mm, poi c'è okay, ed, 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 And Everything Everywhere sarà anche il film che otterrà il maggior numero di Oscar, a mio avviso. Poi c'è l'Oscar a migliore attrice che, a mio avviso, sarà di Kate Blanchett e sarà strameritato. E quindi, non lo so, mi, mi, sembra, mi, sembra, un, mi sembra una cosa che potrebbe, potrebbe andare in questo modo. Poi magari sto dicendo delle cazzate. Eh? Però questa è la mia opinione. Ciao a tutti, vediamo un po' qualche commento. Io pensavo l'outsider dell'anno fosse every, Everywhere, invece niente di nuovo stravince. No, no, ma non è un outsider, vedrai. Comunque io per la regia tifo Spielberg e McDonagh, oddio, mi hanno rotto le palle con questi call center, fare che negli ultimi anni ha fatto un percorso attoriale, eh, il re, credo che ti riferissi Alex a Elvis, ciao Bertoso. sì che alla fine se Battle lo so vincesse sarebbe comunque meritato, a me è piaciuto molto il lavoro che ha fatto, esatto, poi può anche non piacere secondo me Elvis, ma va riconosciuto che Austin Battle ha fatto un lavoro notevole. Um, ah, è, una, è una di quelle interpretazioni non, non posticce, non costruite, molto di pancia, molto anche che esprimono una vitalità non indifferente. Per cui um, non lo so, secondo me è la parte migliore del film, Austin Butler. Oltre alla regia, io apprezzo Baz Luhrmann Non l'ho apprezzato in tutti i film. Alcuni suoi ultimi film li ho anche cordialmente detestati. Eh, non sono assolutamente un fan del Grande Gasby, per esempio, eh, né di Australia. Tuttavia, sotto sotto amo molto Baz Slurman e quindi eh, sono sempre disposto a vedere un suo film eh, con come si dice, con la fiducia che mi stupisca e che, mi, e che io, poi, alla fine lo apprezzo. In questo caso, eh, secondo me, era il regista perfetto per dirigere un film su Elvis, finché ho apprezzato con qualche riserva sul finale, un po' troppo slabbrato, un po' troppo. Un po' troppo, come dire, diluito? Uh, volevo leggere una cosa. Allora, no, sul budget su Ant-Man sugli incassi Ant-Man ne parliamo dopo perché volevo parlare un secondo, come mi suggeriva Bede, della questione Bafta So White. Allora, sapete bene che quando io e Bede UeBall, scusate, ho appena letto che UeBall è tornato. Tornato sulle scene. Allora, a parte la dislessia Firth Shift, um, però il mitico Uwe Ball, regista famigerato di pellicole indimentica indimenticabili, ecco, mettiamolo così, è al centro nei primi anni 2000 di costanti polemiche online proprio per la sua per la sua, diciamo, filmografia non proprio eccellente, um, torna dietro la macchina da presa, alla la veneranda età di, credo, 75 anni. Allora, scusate, voglio trovare l'articolo che mi suggeriva Bede. Arriva un altro film di... El boy. Ecco vedete, vabbè, dopo leggo, Dopo leggiamo le ultime notizie di ieri perché io le devo recuperare. Non ho visto niente e quindi. Gnam gnam gnam. Ma cosa? Vabbè, Anna Di Armas forse non dovrebbe parlare. Ok, <clears throat> allora ok. Leggiamo, dicevo scusate se sembro eh, rincretinito quando parlo, eh, ma cerco di fare mente locale. Allora, quando io e Bede ehm, ci troviamo davanti a una notizia di questo tipo, finiamo per. Ma sei serio? Non ha nemmeno 60 anni? Sto male, <ride> sto malissimo. Ma allora era? Ma sembrava decrepito vent'anni fa quando partecipava sui forum agli insulti, vabbè. Comunque, dicevo, io e Bede spesso siamo d'accordo nei nostri giudizi su certe polemiche woke, cioè sul woke e quant'altro, sulla cultura woke, mettiamolo così, anzi l'ondata woke. Tuttavia, io cerco di essere, cioè, nel senso, Bede è più sanguigno, io cerco di evidenziare magari, o, o meglio, mi tendo a soffermarmi di più su... Uh, delle riflessioni su, uh, sul fatto che viviamo comunque in una società che ha degli squilibri tuttora enormi, ok? Um, e non parlo solo della società europea, parlo anche della società americana, no? Che, che poi, in realtà, la società europea, il più delle volte, è più moderata in certi atteggiamenti da questo punto di vista, eh, tuttavia, negli Stati Uniti, in particolare. L... Non lo so, vi faccio un esempio recente: eh, i repubblicani in vari stati stanno varando delle eh, leggi per, per limitare eh, la possibilità di fare spettacoli drag. Ecco, questo è terrificante, è un ritorno all'età della pietra incredibile per un paese come gli Stati Uniti che noi consideriamo sempre molto avanti, no? Sulla libertà di espressione e quant'altro. La realtà è ben diversa. Poi io app apprezzo e amo molto questa? Questa, come si dice, questa natura dinamica della cultura e della società americana per cui c'è sempre costantemente una contrapposizione. Tra l'andare avanti e il tirare indietro costantemente, e spesso questo significa che si va molto avanti per poi dover tornare indietro un pochettino e poi andare ancora molto avanti. Forse ci sono eccessi in entrambi i casi. Tuttavia è sconcertante ed è surreale quello che sta capitando adesso in molti stati americani ehm, che sono ehm, guidati da eh, presidenti. Ehm, cioè governatori eh, repubblicani, stanno facendo delle pesanti, delle leggi molto pesanti che eh, limitano eh, le libertà individuali, non solo delle, delle, di chi si esprime con l'arte drag, ma soprattutto per quanto riguarda eh, le persone transgender e per quanto riguarda appunto la libertà di espressione e quant'altro, a partire dalla Florida, come ben sapete, no? Eh, ricorderete tutta la vicenda. Don't say gay, eccetera, eccetera. Eh, questo perché, come al solito, un modo molto americano di fare eh, è diciamo, molto americano da parte dei repubblicani è additare un capo espiatorio, trovare eh, un colpevole per qualsiasi frustrazione sociale che ci sia, e darci addosso. In questo caso, il colpevole è diverso, come al solito, no? Come se i veri problemi in America fossero dati dalle persone transgender, no? Vabbè. Comunque, detto questo, tornando ai temi di attualità legati ai BAFTA, leggiamo la notizia che ha riportato Bede. Si sono tenuti ieri i BAFTA 2023, premi assegnati dai 6.700 membri della British Academy of Film and Television Arts, che vanno a riconoscere i meriti dell'industria cinematografica inglese, che spesso include anche produzioni americane ed europee. In questo nostro articolo trovate tutti i vincitori. Come segnala Deadline, la foto dei vincitori di BAFTA 2023 ha suscitato un po' di rabbia anche fra alcuni membri non bianchi dei BAFTA. Interessante che si sottolinei questo aspetto. Per la mancanza di diversificazione, qua sotto potete trovare qualche tweet. Ecco i vincitori. La eh, donna nera è la presentatrice. Non ci sono nemmeno i vincitori degli Oscar uh, scusate non ci sono neanche nominati agli Oscar o i vincitori dei Golden Globe Michelle Yeoh Angela Bassett Viola Davis o Kei Weekwan eh, tutti i sistemi di diciamo di, di, di premi tutti i premi hanno dei bias ma questo è veramente fregato è veramente incasinato non sono un membro fiero del BAFTA sono delusa ehm, ho sentito questo profondo eh, dolore ehm, nel, nello stomaco altre volte recentemente eh, nel vedere la mia industria, l'industria cinematografica dietro le quinte e la supremazia bianca che, che si esprime davanti a, a me così tanto giorno dopo giorno. Quindi questo non è un risultato che mi sorprende, ma nel 2023 è veramente eh, qualcosa di regressivo e poi così via non ci sono persone bianche o eh, di pelle scura eh, nella durante tutta la trasmissione e così via insomma eh, si lamenta molto il fatto che ci sia eh, che non ci sia stata rappresentazione diversificata a... ai i BAFTA, e allora vabbè, che la società inglese britannica in particolare sia da un lato multiculturale se si pensa ai centri abitati molto popolosi, vedi Londra principalmente, e dall'altro, profondamente um, non vorrei usare la parola che inizia con la R, ma co avendo conoscenti e amici che vivono e lavorano in Inghilterra come immigrati, spesso. E che, non, e che non vivono a Londra spesso questa parola viene fuori. C'è un po' la tendenza nella campagna inglese. Ma se andate nella campagna lombarda non è che sia molto diverso, eh? Spesso è tutto frutto di, frutto di ignoranza. Detto questo, fa un po' ridere perché eh, i membri del BAFTA non sono persone eh, che, che vivono in campagna e eh, non sono dei campagnoli, non sono dei provinciali, come dice il simpatico Ves nei commenti. Poi, come al solito, bisognerebbe forzare il voto per costringere una diversificazione, una maggiore rappresentazione nei premi? Non sono d'accordo su questo. Sono d'accordo sul sensibilizzare e sul dare tante opportunità a tutti di esprimere al meglio i propri talenti attraverso il lavoro, ok? Quindi nei film, nelle serie TV. Nella speranza che poi queste persone vengano riconosciute, ma non. Cioè, a me sembra veramente complicato eh, definire che ci debba essere un premio per il miglior attore non bianco per dire, no? Cioè, non è, non è così che si. Non è forzando in questo modo che a mio avviso si può dare, ehm, si, si può rendere più naturale la diversificazione, ok? Non è attraverso la forzatura di questo tipo. Secondo me servirebbe una forzatura dall'alto, ma dall'alto in termini... Chi è che dirige la Disney? Una persona bianca? Ok, un uomo bianco. Chi è che dirige la Warner Bros? Vabbè, c'è stato un uomo non bianco per qualche anno e poi è stato coinvolto da scandali e, e, e quant'altro. Però um, adesso, Mr. Zaslav, uomo bianco, chi è che dirige? Oddio, chi è che dirige Universal? Donna L'angley, no, ma mi sa che Donna Langley è um, non è proprio il capo. Beh, perché è Comcast in realtà. Vabbè, mi sto infilando in una cosa abbastanza complessa. Però bisogna andare a vedere chi è, chi è che dirige Netflix. Chi sono i capi? Chi era il CEO, chi è il nuovo CEO. È vero che la la, il capo dei contenuti adesso è una donna di origine indiana, se non sbaglio. Però, insomma, bisognerebbe andare lì a vedere se il famoso razzismo sistemico si può scardinare in quelle stanze in particolare, perché la rappresentazione parte da lì, parte da quelle stanze del potere, a mio avviso. E poi io non sono nessuno per, per esprimere opinioni perché chi sono? Un maschio bianco, appartengo magari a... non sono proprio il maschio bianco, eh, diciamo, più comune, <ride> però, ecco, comunque... Esprimo la mia opinione pur, pur appartenendo, cioè ben sapendo di appartenere a una categoria privilegiata, ok? Che si vede rappresentata sullo schermo da quando è nato. Quindi, io quando ho visto la TV, quando, da quando ho iniziato a vedere la TV o sono andato al cinema, ho sempre, mi sono sempre visto rappresentato e spesso mi sono visto rappresentato come una persona di potere perché maschio bianco. Per cui, mi sto infilando in un ginepraio. Andre ti stai ficcando in un ginepraio, perché se un dirigente o major ebreo, per molta gente in America non conta come bianco ed è comunque una minoranza. Sì, no, però io sto parlando del fatto eh, dell'essere un maschio, ok, e più delle volte, perché poi il problema è anche un certo tipo di società nella quale viviamo, a mio avviso, e certo il fatto che un dirigente di una major ebreo per molta gente in America non conta come bianco, benissimo, però rimane il fatto che è molto difficile vedere una donna nera a capo di una major e non dico che bisogna per forza costringere eh, i consigli di amministrazione a piazzare una donna ebrea o una, o una donna ebrea o una donna eh, nera oppure una donna di origine asiatica o guarda caso c'è una comunità che è forse la più rappresentativa in assoluto in termini numerici negli Stati Uniti che è quella ispanica che sostanzialmente non esiste non esiste, cioè solo negli ultimi anni sta ricevendo magari maggiore visibilità ma la comunità ispanica quanti Oscar sono andati ad attori ispanici per esempio di origini ispanici, non tanti e così via, per cui è una, il problema io non mi voglio infilare nel ginepraio dicendo le caselline, io voglio dire che il punto è che bisogna dare opportunità di crescita a tutti al, nelle stanze del potere perché poi si possa scegliere più liberamente chi è più indicato o meno, capito per cui è eh, uh, Amy Pascal, però um, è stata poi fatta fuori, in, in, diciamo, in maniera abbastanza ingloriosa. Jennifer Salk, sì, della quale si dice che sia non dico che cosa, perché poi c'è la tendenza a dire le peggio cose di, di, delle donne al potere o di considerarle deboli e quant'altro e comunque sono donne che si, si infilano veramente. Si contano sulle dita di una mano. Um, mi dispiace, cioè, non, mi, non è citando una o due donne che sono al potere che mi dimostrate il, il contrario di quello che ho detto. La realtà, io non, ripeto: il punto non è infilare delle caselline, ok? La realtà è dare maggiori opportunità di crescita a tutti quanti. E purtroppo, cioè, siamo sulla buona strada, a mio avviso. Co polemica come questa qua di BAFTA a me fanno abbastanza ridere perché. Non è quello il punto, non è decidere di infilare nella foto eh, la Benetton, capito? Cioè non è quello il punto. Il punto poi in questo caso è sensibilizzare magari con questa polemica, ma non sensibilizzi perché fai soltanto il gioco di chi poi dice eh, basta con queste scuse, Walk, diamo i premi soltanto a chi è bravo. E quest'anno sono stati bravi tutti i bianchi, cioè tutti quelli bianchi erano eh, bravi, ma cioè, non, non è questo il punto. Poi vabbè. Vado avanti a leggere. Una questione quella di Bafta su so White, che era stata evidenziata anche da Joaquin Phoenix nel febbraio 2020, nel momento in cui accettava il premio per la sua interpretazione in Joker. E come al solito, poi alcuni dissero: Ecco però, vedi, eh, è il tizio bianco che fa la lezioncina. Non va bene lo stesso. Perché poi ci si lamenta comunque a prescindere. Per cui. Vabbè. Ciao Twitch Tom, ho parlato fino ad adesso di questa cosa, per cui. Io non sono d'accordo, a me Angela Bassett in Wakanda Forever è piaciuta un sacco, per cui vedi, poi si va anche a opinioni. E poi Angela, attenzione, perché certe nomination e certi Oscar vanno spesso come premio alla carriera, non sto scherzando, sono molto serio, sia, sia quando si parla di Oscar alla regia. Sia quando si parla anche di Oscar al migliore interpretazione, secondo me l'Oscar, cioè la nomination da Angela Bassett, non è stata solamente perché è un'attrice nera, ok? Ma soprattutto perché è un'attrice nera che fa un lavoro della Madonna a ogni cacchio di interpretazione che fa, e poi e questa volta se ne sono si sono detti: Ma diamogli, ti odio, eh, ma diamogli, um, diamogli questa nomination. Non lo so, a me poi sicuramente c'è anche questo bias eh, del dire No, ma vabbè, ma dobbiamo dare delle nomination a Black Panther. Anche se magari non ci è piaciuto o non l'abbiamo visto, per esempio, non lo so. Eh. A, me, a me è piaciuto, a me è piaciuto il suo ruolo. E, e vabbè, io poi amo Angela Bassi per cui c'era qualcuno che mi ha chiesto una cosa. Intanto, Twitch Tom Grazie, due anni che ci sostieni, sosteneteci anche voi. C'era una cosa che mi era stata chiesta e volevo rispondere. We live in a Society, santo cielo. Kate magnifica. Ma secondo me invece non è, non è certissimo. E vediamo cosa succede alla Screen Actors Guild. Io sono abbastanza sicuro che in realtà everything everywhere, pam pam, darà, darà del filo da torcere. Ramimalek 2, Butler, secondo me è stato molto più bravo. Esatto. No no, non lo dico anche perché poi mi arriva la lettera dell'Academy, per cui è meglio. Non farò speciali su Sa Post Sanremo, sulla crisi di Ferragnez che sappiamo benissimo essere assolutamente costruita a favore di Prime Video. E eh no, ma perché è ubertoso? Perché io avevo detto che a mio avviso Everything, everything Everywhere eh, farà incetta di Oscar eh, sulle, sulla parte di interpretazioni, ma poi l'Oscar miglioratrice andrà a Cate Blanchett, E miglior attore, secondo me ad Austin Butler, però. Eh, cioè, potrebbe andare o a Austin Butler oppure a Colin Farrell, vediamo però. Volevo recuperare... Gim, 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 gim. Qua vede che mi dice mi sto infilando in un ginepraio, ma eh, vabbè. Sì, tra l'altro, infatti, non è che vengono considerati loro, si autodichiarano non bianchi, vabbè. Però, ripeto, se veniamo in effetti in un ragionamento contorno. Ah, già, certo, mi era stato chiesto um, degli incassi di Ant-Man, però devo trovare il post. bla. ragazzi, io vi ricordo che domani sera abbiamo una diretta. Molto interessante su Ant-Man. Allora, Bernie, cosa ne pensi dell'esordio di Ant-Man? Se avesse le gambe di Love and Thunder, anche se a CinemaScore è leggermente peggiore, cioè 2,7 mi sembra rispetto al weekend globale d'apertura, potrebbe fare circa 600 milioni. Manca solo la Turchia come mercato d'apertura. 225 per 2,7 uguale 607. Sarebbe comunque un X3 del budget. Ma penso si aspettassero numeri alla Tor 4 col fatto di introdurre Kang. Allora, io ho appena pubblicato gli incassi del weekend lungo del giorno dei presidenti negli Stati Uniti. C'è questo punto di domanda, prima stavo anche ascoltando un podcast mentre facevo colazione, questo piccolo punto di domanda relativo al CinemaScore. Chi fa i sondaggi CinemaScore? Perché Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha ricevuto il peggior voto per un film dei Marvel Studios eh, in assoluto al pari di Eternals, cioè B gli altri film che hanno ricevuto voti brutti, diciamo, sono stati Dottor Strange nel multiverso della follia e Thor Love and Thunder con B, che è un po' meglio di B, ovviamente. Eh, che cos'è il CinemaScore? Ripetiamolo: sono dei sondaggi che vengono fatti da questa azienda eh, che si occupa di sondaggistica fuori dalle sale cinematografiche il giovedì sera e il venerdì durante le anteprime dei film e o. Durante il primo giorno di proiezione, chiaramente soppesando poi il, il giudizio eh, in proporzione, cioè non in proporzione, ma tenendo conto del fatto che spesso chi va a vedere un film il primo giorno è anche abbastanza un fan, no? soprattutto per pellicole di questo tipo. Tuttavia, in base a questi voti, poi cioè questi voti poi vengono raffrontati con voti assegnati a film simili in passato e all'incasso nel weekend e complessivo che hanno realizzato questi film, per cui ci sono delle tendenze che vengono eh, registrate e questi voti del CinemaScore servono poi ai distributori per fare delle proiezioni di incasso nel corso del weekend e a fine corsa dei relativi film. Ci sono poi dei casi limite, per esempio Avatar la via dell'acqua e Top Gun Maverick che avevano ricevuto CinemaScore A e A+, se non sbaglio, comunque ottimi cinema score di solito i migliori insomma di solito il miglior cinema score ha dei, dei moltiplicatori tra primo weekend e incasso a fine corsa di 3,5 4 ma nel caso di Avatar la V dell'Acqua e, e di Top Gun Maverick parliamo di moltiplicatori stellari ok quindi questi sono i casi limiti io mi ricordo quando abbiamo fatto il calcolo quando usciva Avatar la V dell'Acqua il suo primo weekend fu di 130 milioni abbiamo detto beh con un cinema score di a Potrebbe arrivare a fine corsa a, inc a incassare. A incassare eh, 450-500 milioni ebbene, avatar adesso sta quasi a 700 milioni, cioè arriverà a 700 milioni. Probabilmente a fine corsa, quindi un moltiplicatore pazzesco. E Idem Top Can Maverick che debuttò bene molto bene, ma poi ebbe una corsa infinita lungo tutta l'estate, eh, chiudendo a 720. Se non sbaglio, 700 comunque più di 700 milioni di dollari negli Stati Uniti. Uh, quindi tutto questo per dire che uh, insomma Ant-Man ha ricevuto questo punteggio cinema score di B che andandolo a paragonare a quello uh, di Eternals. Ci avrebbe dovuto eh, far proiettare un weekend da meno, meno di quello che ci si aspettava, nel senso che si parlava di un centinaio di milioni nel corso del weekend di tre giorni e poi di 110 milioni nel weekend di quattro giorni. Eh, quando è arrivato il punteggio CinemaScore B, ci siamo tutti detti: ok, forse farà un weekend da 98 milioni e un weekend lungo da 108, una cosa del genere. Invece no, è andato molto meglio. A quel punto io poi ho fatto anche ho moltiplicato per il moltiplicatore di, vedi, l'ho scritto, ho scritto ho fatto un articolo apposta. Vediamo, avevo fatto proprio dei calcoli. Questi calcoli li ho fatti venerdì, appena prima che arrivassero gli incassi del venerdì, appunto, quindi basandomi solo sulle anteprime quest'ultimo raccolse 70, 71 milioni all'esordio e chiuse la sua corsa a 161 milioni, quindi con un moltiplicatore di 2.2 Eternals. Va detto che c'era ancora molta, diciamo, ansia per quanto riguardava la pandemia, quindi quello aveva frenato comunque gli incassi. Però avevo detto, se Quantumania debuttasse con circa 100 milioni nel suo primo weekend, il suo incasso a fine corsa potrebbe essere di 230 milioni di dollari. In realtà, poi... Il film ha già fatto 120 milioni, quindi molto più del previsto, eh, nei primi quattro giorni. Cosa significa questo? Che il cinema score non vale più nulla? No, che come al solito dipende da film a film. E qui c'è una componente che in Eternals non c'era, e cioè, primo, il fatto che è una saga ongoing, cioè il terzo film di una saga. Eh, già un po' si conosce e si amano questi personaggi e quindi c'è questo traino, no? In più c'è anche il debutto e quindi la curiosità circa eh, il lancio di questo villain che poi ci ci promette e Marvel Studios ci promettono eh, che avrà un ruolo fondamentale per tutta la fase 5 e la fase 6, eh, culminando con i due nuovi film degli Avengers, no? Quindi insomma, eh, penso che sia per questo motivo che il film sta ha avuto un ottimo weekend di lancio. Eh, molto superiore a quello dei primi due episodi e probabilmente avrà anche un'ottima tenuta nelle prossime settimane, tenendo conto che, finalmente, eh, da adesso in poi ci saranno vari weekend con grandi titoli e comunque un calendario finalmente um, omogeneo di uscite importanti, quindi da questo punto di vista non dovrebbe capitare come con Il gatto con gli stivali 2 che da 10 settimane sta andando avanti a manetta perdendo il 6% a weekend, perché non ci sono altri film per famiglie, quindi si va a vedere quello con i bambini, no? Al di là del fatto che sia un ottimo film d'animazione, se non l'avete visto recuperatelo perché a me è piaciuto un sacco quindi insomma tutto questo per dire che a fine corsa a questo punto, se devo fare delle proiezioni, secondo me potrebbe puntare ai 300 milioni. Probabilmente chiuderà, secondo me, intorno ai 280 negli Stati Uniti. Però potrei sbagliarmi. Vediamo che succede nel prossimo weekend, ragazzi. Io ora vi saluto. No, non diventeranno a pagamento, ragazzi. Attenzione, non è, non è questa la notizia. La notizia è che Twitter. Ha inserito nel suo programma pagamento, nel suo profilo a pagamento, il riconoscimento a due fattori in, incluso in Twitter. Se non paghi, continueranno a esserci misure di sicurezza, però devi usare l'out, il, il coso, l'app di Google, no? L'authenticator, Google Authenticator eh, per quanto riguarda Instagram e Facebook, ieri Mark Zuckerberg ha detto che lancerà un programma, eh, diciamo, per abbonamento. Tra l'altro con un sovrapprezzo per chi usa IOS perché come al solito si vuole colpire la Apple che si tiene il 30% di, di margini su ogni transazione tramite Apple Store quindi capisco anche la decisione eh, però che ricada sull'utente finale è interessante eh, per, per avere una serie di funzioni tra cui maggiore visibilità interessante questa cosa perché eh, dimostra che stanno cambiando tante cose Stanno cambiando tante cose su internet. A me questo aspetto turba in parte e in parte incuriosisce molto. Sapete che noi di BetTaste ormai da due anni abbiamo lanciato un, un programma a, a, di abbonamenti? E perché ci rendiamo conto che non di sola pubblicità si può andare avanti, anzi, è molto pericoloso, rischioso e difficile, e, e tende a snaturare un sito basarsi solo sulla raccolta pubblicitaria. Eh, per cui abbiamo deciso di lanciare questo quest abbonamento. Io non la vedo necessariamente come un male, eh, quella di, questa decisione di Zuckerberg. Nella misura in cui, però, non inserisci nel, nell'abbonamento delle feature fondamentali che dovresti dare a tutti, come quelle sulla sicurezza. Quindi vedremo. Mi ha incuriosito il fatto che Mr. Zuckerberg abbia deciso di dare la notizia la domenica sera di un weekend festivo negli Stati Uniti. A borse chiusissime, <ride> cioè insomma, dimostra che, come Google è stato colto alla sprovvista dalla decisione di ehm, dal lancio di Microsoft e della sua intelligenza artificiale, anche Facebook è stato colto alla sprovvista da quello che sta succedendo negli ultimi mesi eh, perché Zuckerberg ha puntato tutto, se non cioè quasi tutto, se non tutto, ehm, su questo metaverse. Del quale non frega un cazzo a nessuno, diciamocela tutta. Per cui, soldi ben spesi, Mark. Ragazzi, vi saluto. Ci aggiorniamo. Vi ricordo domani mattina, nuova diretta Bed and Breakfast con i nostri Mirko ed Angie. Ma vi ricordo domani sera, la nostra diretta Bed Night. Ci saremo io, ci sarà Bede, ci saranno Mirko, ci saranno Angelica, ci sarà anche un super ospite. Parliamo di Ant-Man and the Wasp, Quantumania e anche di altre cose. Quindi vi saluto, appuntamento domani sera alle ore 21 qui su Bad Taste Italia. Ciao!